Un buon pomeriggio e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale, ovviamente incentrato sull'emergenza Covid-19. Secondo i dati diffusi dall'Istituto Superiore di Sanità, l'Abruzzo ha un indice R con 0 pari a 0,75. Solo 5 regioni hanno un valore più alto e dai sindaci proseguono gli appelli a non abbassare la guardia. Il servizio è di Andrea Costantini. Migliorano giorno per giorno i dati sul contagio in Abruzzo, ma non possono e non devono fare abbassare la guardia. Si ha ora una misura dell'R con 0, l'indice che identifica quanti individui mediamente può contagiare una persona che è stata infettata dal Covid. Sulla base dei dati fino al 5 maggio, l'Abruzzo ha un R medio di 0,75, dunque al di sotto della soglia di 1, che è identificata come quella di pericolo, perché quando R è uguale o superiore a 1, l'infezione comincia a propagarsi con una certa forza. Il dato è stato diffuso a livello nazionale dall'Istituto Superiore di Sanità sulla base degli studi della Fondazione Bruno Kessler di Trento, che ha fornito anche un margine all'interno del quale confluisce il valore medio, che ha come minimo 0,52 e un massimo di 1,02. In generale, più è ristretto il margine tra minimo e massimo, più acquisisce consistenza il valore medio ricavato. E nel caso dell'Abruzzo c'è una distanza di circa 0,5. Se guardiamo l'Emilia-Romagna, che ha un valore di 0,53 medio, questo oscilla tra 0,48 minimo e 0,59 massimo, che dà grande solidità al valore medio. Insomma, nella nostra regione è meglio non scherzare con il fuoco, perché 0,75 è sì un valore sotto la soglia di pericolosità 1, ma è comunque superiore alla media nazionale, che oscilla tra 0,5 e 0,7, e poi perché non è particolarmente solido dato l'ampio intervallo. Appena 5 regioni hanno un indice R medio superiore a quello abruzzese: Sicilia, che è sopra l'1, Puglia, Basilicata, Umbria e Calabria. Tutte regioni nelle quali più o meno il virus è stato contenuto nella fase più acuta dell'emergenza, ma nelle quali una eccessiva esuberanza potrebbe essere controproducente in piena fase 2. Anche per questo che in Abruzzo si moltiplica gli appelli da parte di esponenti istituzionali ad avere comportamenti prudenti. Il monito del sindaco di San Giovanni Teatino, Luciano Marinucci. Cittadini non hanno riaperto le scuole, si vedono troppi ragazzi in giro, i ragazzi non possono andare in giro se sono stati tenuti a casa, un motivo c'è, altrimenti avrebbero riaperto le scuole, che erano quei luoghi dove era facile che il virus si potesse propagare. Quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo chiuso le scuole e i ragazzi stavano a casa. Adesso perché i ragazzi vanno in giro? Non è cambiato niente. Quindi alziamo la guardia. Attivissimo anche il sindaco di Francavilla al Mare, Antonio Luciani, che sempre sui social spiega la ratio dell'ordinanza firmata ieri, con la quale impone a pedoni e ciclisti che transitano sulle ciclabili del suo comune di indossare la mascherina. Le piste ciclopedonali, che già oggi sono piene, diventeranno stracolme di persone. E ho visto, ho potuto notare, constatare che molti, il 30-40% delle persone, non indossano le mascherine, anche laddove non c'è distanza. Ora, permettere a un vigile di fare una sanzione, di levare una sanzione e mettersi a discutere, no, io stavo a distanza, non stavo a distanza, diventa problematico. Allora ho risolto il problema. Ragazzi, chi da ora, da questo momento, va sulla pista ciclopedonale deve indossare la mascherina, e non vale se sta correndo, se non sta correndo, se c'ha la bicicletta, il monopattino. Mascherina obbligatoria per tutti in queste due zone. L'ordinanza vale da ora fino al 17 maggio. E dopo aver pagato un prezzo altissimo nel corso della prima emergenza coronavirus con 14 vittime e 83 positivi, a Castiglione Messer Raimondo si cerca di voltare pagina. Il sindaco Vincenzo D'Ercole auspica una ripresa economica e a livello sanitario e altri tamponi e test sierologici. 14 decessi a Castiglione, oltre 80 positivi, una trentina ancora oggi devono completare le cure per poter guardare al futuro con ottimismo. Il suo paese, sindaco, ha pagato un prezzo molto alto in questa emergenza sanitaria. Purtroppo è il comune che ha pagato il prezzo maggiore in Abruzzo, penso anche in Italia, e ahimè, però piano piano stiamo tornando a una semi-normalità.
tutti i positivi stanno andando verso la guarigione e siamo ai numeri che sono abbastanza incoraggianti, in quanto abbiamo più guariti che positivi. All'inizio a gran voce abbiamo chiesto con tutti i sindaci la zona rossa, perché noi avevamo ritenuto opportuno subito, visto il numero di positivi, per noi che viviamo il territorio, che qualcosa non andasse, per preservare la regione intera e la provincia di Teramo chiedevamo appunto questa zona rossa. Alla fine è stata istituita, ci sono stati anche fatti i tamponi, non a tappeto come chiedevamo, però a un largo spettro di popolazione. Adesso la situazione è migliorata, ma mi auguro che l'attenzione sanitaria non si abbassi in questi territori, perché comunque non ne siamo ancora fuori. Chiedete che vengano fatti i tamponi un po' a tutti gli abitanti della zona? Ma guardi, se non si possono fare i tamponi, almeno chiediamo che una buona parte dei serologici che ha a disposizione, test serologici che ha a disposizione della regione Abruzzo, possano essere fatti nella nostra zona. La popolazione sta reagendo con voglia di ripartire, anche le imprese, le partite IVA sono in ripartenza, ma hanno bisogno purtroppo di uno slancio e di un aiuto, perché i mesi di lockdown si pesano e ancora di più la zona rossa, quindi hanno bisogno di una spinta e di un aiuto. E noi apriamo la nostra finestra esterna in diretta, oggi siamo ad Atri perché insomma si chiude la prima settimana di fase 2, il San Liberatore di fatto ha aperto anche la sua fase 2. Un buon pomeriggio a Paolo Renzetti in compagnia di due ospiti, il direttore sanitario del presidio ospedaliero San Liberatore Marino Iommarini e alle sue spalle anche il dottor Alfonso Prosperi, chirurgo. Buon pomeriggio Paolo, buon pomeriggio ovviamente anche ai tuoi ospiti. Buongiorno, buongiorno, grazie ovviamente al dottor Iommarini e al dottor Prosperi. Siamo all'ospedale di Atri, all'esterno del San Liberatore. Dottor Iommarini, è iniziata la seconda fase, come diceva da studio Jacopo Forcella. Tra poco ci sarà questa riconversione, questo ritorno, diciamo, alla normalità, alla operatività classica dell'ospedale San Liberatore di Atri. Ci sono dei percorsi differenziati. Vogliamo spiegare quello che accadrà da qui a qualche giorno? Da qui a, diciamo, tutto il mese di maggio, perché questa è una fase, se possibile, anche più impegnativa di quella iniziata nel mese di marzo. Ci stiamo riorganizzando per avere percorsi separati, per avere degenze separate per pazienti non Covid e pazienti, che mi auguro sempre meno, Covid. Al momento i degenti sono davvero pochi. Ma dobbiamo dire che questo è stato effetto del lockdown e di questo, della riapertura, sia pur parziale, ne vedremo gli effetti di qui a qualche settimana. Dottor Iommarini, possiamo fare anche un bilancio, un primo bilancio dopo questi due mesi? L'ospedale San Liberatore ha retto e ha retto bene a quella che è stata una vera e propria emergenza. Io devo dire grazie a tutti gli operatori. Tutti i medici, gli operatori sanitari, gli infermieri, il personale delle pulizie, delle cucine, di medici che hanno smesso di fare quello che facevano fino al giorno prima, il dottor Prosperi ne è un esempio, per dedicarsi a un'assistenza completamente diversa. Senza questo gioco di squadra, senza questa volontà che Atri ancora una volta ha dimostrato, non ce l'avremmo fatta, perché è stato un lavoro davvero difficile, complesso. Basti pensare alla vestizione, che deve avvenire più volte e che impegna fisicamente l'operatore, perché è costretto a lavorare in condizioni di disagio estremo, si suda, ci si vede male, si appannano le mascherine, gli occhiali, quindi ci sono difficoltà che chi non prova non immagina. Prima di coinvolgere il dottor Prosperi, un'altra notizia che forse molti non conoscono. C'è un'associazione, l'Associazione Italiana Guariti Covid, che è nata proprio ad Atri all'interno di questo ospedale. Sì, è nata da un'idea di un gruppo di medici che lavorano qui dentro, che hanno visto questa possibilità di sviluppare un progetto solidale attraverso questa associazione, che a breve avrà una seconda sede ad Ascoli Piceno. E questa associazione avrà il compito di divulgare una cultura infettivologica. Voglio dire, oggi noi in televisione dappertutto sentiamo parlare di Covid quasi incessantemente, non vedo grandi differenze perlomeno nei programmi in diretta. Noi vogliamo che la gente sia più informata, ma non solo questo, vogliamo aiutare le persone che sono state colpite dal lutto per Covid, vogliamo aiutare operatori sanitari, medici, tutti quanti con un'associazione grande che abbia davvero un respiro nazionale. Jacopo, a te per ovviamente ancora parlare col dottor Iommarini e col dottor Prosperi. Prima volevo completare col dottor Iommarini un paio di considerazioni per poi passare
Al dottor Prosperi, innanzitutto buon pomeriggio. Dottore, io volevo chiederle innanzitutto una questione che riguarda e che ha riguardato non solo l'Abruzzo, anche molti presidi italiani, che è quello dei contagi all'interno dei presidi. Ecco, la fortuna di Atri è che non ha avuto, la bravura in questo senso, che non ha avuto casi del genere. Ma io volevo chiedere in che cosa è funzionato ad Atri che magari in alcune altre circostanze può essere andato storto. Direttore, mi permetta di non essere d'accordo con lei. Direttore, siamo stati normali. Però, direttore. No, vabbè, un augurio allora. Non siamo stati più bravi degli altri, e questa è una malattia così subdola che basta un attimo di disattenzione. Quello sì, l'attenzione qui c'è stata massima in ogni momento, anche a livelli proprio di esasperazione, quello forse ci ha aiutato, ma adesso tutti sono più in grado di difendersi. Noi siamo stati fortunati e siamo stati attenti, era quello che dovevamo fare. E poi altra considerazione, ringraziandola per l'augurio di nuovo, quando avete avuto davvero la percezione che la buriana che aveva investito il vostro presidio, così come tanti altri, fosse passata al punto da aprirsi di nuovo alle attività mediche e chirurgiche, che fosse finalmente una fase 2 anche per il presidio ospedaliero? Beh, intanto questa fase 2 la dobbiamo ancora finire di vivere, perché insomma è impegnativa. Quando abbiamo avuto l'impressione che ci sarebbe stato il miglioramento, ma io posso dire dopo Pasqua sono diminuiti progressivamente i ricoveri, ne arrivavano sempre meno per fortuna, aumentavano i dimessi, i guariti, da quel momento in poi forse si può dire che sia stato l'inizio possiamo dire come augurio della fine, ma ce lo auguriamo davvero. L'ultimissima, in molti nella politica abruzzese hanno detto a caldo nel momento dell'istituzione degli ospedali Covid che chi si fosse sacrificato in questa prima fase poi avrebbe avuto nel futuro, sarebbe stato ricompensato. Ecco, da parte vostra ovviamente vi attendete che la politica nazionale, regionale prenda in considerazione i piccoli nosocomi, che però sono stati strategici in questa fase? Ma io credo che dopo quello che è accaduto, che ritorno a dire finisca presto, tutta la rete dell'assistenza debba essere rivista con modelli nuovi che non abbiamo più, che abbiamo smesso di avere, che quindi bisognerà reinventare un po' tutto, quello bisognerà fare. Non so, forse la capillarità della rete ospedaliera può essere un valido presidio, ma bisognerà pensare anche al territorio, a quello che fanno, che si fa da parte dei medici di base. Insomma, bisognerà reingegnerizzare tutta l'assistenza sanitaria pubblica. Le posso chiedere solo una postilla, perché ha attirato tantissima attenzione l'ozonoterapia, ne ha parlato anche da noi nei nostri appuntamenti informativi il dottor Enrico Marini. Le chiedo, effettivamente c'è una speranza concreta che attraverso l'ozonoterapia il Covid-19 possa essere debellato? Ma guardi, l'ozonoterapia è stata una possibilità in più, ovviamente è stata utilizzata nelle fasi meno critiche e abbiamo avuto dei risultati, miglioramento sicuramente delle condizioni cliniche del paziente, e si sono osservate anche delle negativizzazioni, che però bisogna confermare, non si può dire che è stato il solo zona a farlo dei tamponi. Quindi ci sono delle buone speranze, ma è una terapia abbastanza complessa, abbastanza intaginosa, da proporre esclusivamente in ambito ospedaliero. Certo. Grazie al dottor Iommarini per la disponibilità, anche per la chiarezza con cui ci ha spiegato molte cose. Il dottor Alfonso Prosperi, a cui do il buon pomeriggio. Prima, dottore, diceva il dottor Iommarini che molti torneranno a fare il lavoro per cui lavorano appunto all'interno del presidio ospedaliero. Questo in fondo è una luce in fondo al tunnel, tornare un po' a fare quelle che sono le attività
per cui si è all'interno di quell'ospedale, non occuparsi solo di Covid. Sì, sicuramente è una notizia positiva questa, che ci tranquillizza sicuramente. E noi abbiamo avuto un periodo difficilissimo quando siamo stati trasformati in Covid, e questo è avvenuto dalla mattina alla sera, come tutti sapete, e per cui sono state interrotte tutte le attività chirurgiche di questo presidio. Abbiamo avuto la possibilità comunque di andare in altro presidio ospedaliero come quello di Sant'Omero per comunque continuare a trattare i nostri pazienti di classe A. Ma sicuramente la notizia di questa riconversione graduale del nostro presidio, che comunque ricomincerà ad assicurare tutti i servizi e tutte le prestazioni effettuate prima del lockdown, sicuramente ci dà grande tranquillità e speranza per il futuro. Qual è stato il momento più complicato? Prima il dottor Marini ha detto dopo Pasqua abbiamo capito che si stava svoltando, tra virgolette ovviamente, quindi prima di Pasqua, ecco, qual è stato il momento più complicato da vivere? L'inizio, sì, sicuramente è stata quando abbiamo praticamente ci hanno comunicato questa cosa, e che dovevamo affrontare questa emergenza sanitaria senza precedenti. E ti lascio immaginare quali sono state le sensazioni di noi tutti, operatori del settore, sensazioni diverse che andavano un senso di smarrimento, un senso di ansia, anche di un certo stato di ansia per un evento che ci coinvolgeva personalmente e professionalmente. E soprattutto i sentimenti differenti che andavano dall'orgoglio di essere stati scelti per un compito così difficile, ma anche che contrastavano comunque con il timore, la paura per i nostri operatori sanitari, la sicurezza dei nostri operatori sanitari, per la sicurezza dei nostri familiari, la sicurezza degli utenti, ma anche c'era un certo timore di non essere all'altezza di affrontare questo compito. Alla fine ha prevalso un atteggiamento di grande responsabilità di tutti, che ci ha aiutato a superare queste giuste perplessità. Abbiamo intrapreso questo nuovo percorso, che sicuramente è un percorso difficile, che comunque sicuramente ha cambiato la vita di molti noi. A proposito di senso di responsabilità, so che lei è anche consigliere comunale e anche la politica atriana in questo senso ha dato un segnale forte di unità nel momento in cui si è deciso la riconversione. Il consiglio comunale, l'assise comunale, di fatto ha avuto un indirizzo unico, sia maggioranza e opposizione. Ecco, questo è stato un altro segnale di compattezza e di unità attorno al presidio ospedaliero. Questo sì, sicuramente. Io sono consigliere comunale di opposizione del Partito Democratico e posso dire che l'atteggiamento del nostro partito è stato dall'inizio di grande responsabilità. Oltre alla grande responsabilità è stato anche propositivo, perché quel documento votato all'unanimità, quella risoluzione votata all'unanimità in Consiglio Comunale è stata una nostra proposta, e dove c'era il progetto di riconversione graduale di questo ospedale fino al ritorno alla sua normalità. È uno strumento importante perché permette di controllare politicamente che questo si attui, tutto questo percorso si attui, e inoltre verifica tutti gli impegni che vengono presi quotidianamente. Mi lasci dire che questa occasione ha codificato comunque il nostro ospedale come ospedale del territorio, ospedale di tutti. E, come ha detto giustamente il dottor Iommarini, la sanità dopo questa emergenza va rivista un po' nella sua interezza, perché ha messo a nudo quali sono le sue debolezze, e comunque si è visto che la scelta vincente, la scelta che premia è la territorialità nei confronti del concentramento e della ospedalizzazione. E altra cosa importante è la sanità, la medicina del territorio, che è un pilastro fondamentale della sanità pubblica. Io vi ringrazio, grazie anche a Paolo Renzetti, ovviamente buon lavoro, perché chiaramente adesso questa fase 2 per il nosocomio San Liberatore sarà ovviamente ancora più importante, perché ci saranno percorsi separati, però
insomma, la notizia è che riprendono anche attività mediche e chirurgiche. Grazie al dottor Alfonso Prosperi, grazie anche al dottor Marino Iomarini, grazie a Paolo Renzetti per essere stato con noi, per averci fatto conoscere anche questo spaccato di realtà. Linea a voi. Noi rientriamo, parliamo adesso di emergenza e sport, perché l'ordinanza 52 ha di fatto riaperto la possibilità di fare sport, seppur a livello individuale, nella nostra regione. Provvedimenti, come li ha definiti l'assessore regionale Liris, che sono stati ben analizzati e che hanno riconsegnato a molti cittadini un po' di benessere psicofisico. Lo ascoltiamo. La 52, ed era un provvedimento che mi ha visto firmatario, è stato un atto di grosso coraggio, ma ben studiato, perché di fatto ha riaperto lo sport anche delle, chiaramente a livello individuale, ma anche all'interno dei centri sportivi, laddove ci si muoveva veramente sul filo di lana rispetto al DPCM di Conte, che teneva chiusi i centri sportivi e gli impianti sportivi. Che si è voluto cogliere? Che innanzitutto se una persona fa sport a livello individuale deve raggiungere il posto idoneo per fare sport e lo può fare con autonomia, con la propria macchina all'interno del territorio regionale. Lo può fare facendo e portando avanti di quegli sport che non hanno un impatto in termini di rischio coronavirus. Quanto ai centri sportivi, si è fatto riferimento non alla riapertura evidentemente dei centri di aggregazione, delle situazioni comuni, tantomeno delle docce, spogliatoi, bar, clubhouse ed altro, ma se due persone con la loro sacca, senza farsi la doccia, vanno a giocare a tennis, che quindi garantisce 22-23 metri di distanza, il rischio del contagio è prossimo allo zero. Un patto che si fa con noi stessi e con la nostra coscienza: se noi allarghiamo un po' le maglie, perché l'alternativa sarebbe la morte civile, economica, sociale, certamente accettiamo anche un minimo rischio in più di contagio, perché azzerare il rischio di contagio quando si sono allargate le maglie e quando la gente può riuscire è assolutamente impossibile. E il resto degli sport individuali che vengono quindi svolti senza impianti sportivi, quindi stando all'aperto, penso al ciclismo, penso al quindi cicloamatori, ma penso anche alle forme di corsa pedonale, jogging ed altro, stanno andando fortissimo e c'è un nuovo equilibrio psicofisico che stiamo raggiungendo. Se è uno sport di squadra, togli il contatto, togli l'abbraccio, togli la condivisione di un momento anche con un contatto fisico, hai tolto tanta parte del bello dello sport. È evidente che dovremmo cominciare o continuare a convivere con questo tipo di misure fino a che non ci sarà il vaccino, quindi un po' cambieranno le abitudini a 360 gradi e anche lo sport, ahimè, dovrà adeguarsi, spero non per sempre. Certamente chi sta subendo particolarmente questo tipo di misure sono gli sport di squadra e gli sport di contatto. Altra difficoltà ce l'hanno avuta e l'hanno ancora le piscine. Per un motivo molto semplice: le piscine non sono delle piste di atletica che poni le catene al cancello e impedisci l'ingresso. Gli impianti natatori devono essere comunque tenuti in funzione. Su questo ci stiamo basando, provando a parametrare gli aiuti che possiamo dare allo sport abruzzese, andando a toccare e a curare, tra virgolette, le ferite di chi sta subendo maggiormente l'impatto e le conseguenze negative delle misure di contenimento del coronavirus.
Cronaca adesso, 34 kg di eroina e due albanesi sono stati arrestati a Montesilvano per traffico internazionale e illecita detenzione di stupefacenti. Il bilancio di un'operazione condotta ieri dai carabinieri del comando provinciale di Chieti. Immessa sul mercato, la droga avrebbe fruttato circa 2 milioni di euro. Il più grande sequestro di stupefacente avvenuto in Abruzzo negli ultimi anni, 34 kg di eroina rinvenuti ieri in una palazzina del lungomare nord di Montesilvano dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Chieti, che hanno arrestato due albanesi incensurati, Alfred Tuscia e Leonard Spacchiu, di 28 e 40 anni, nell'ambito di un'operazione condotta in collaborazione con i carabinieri di Pescara. A portare sulla giusta via gli agenti sono state alcune dinamiche dello spaccio condizionate dall'emergenza coronavirus, con il mercato in pratica bloccato nel corso della fase 1 anche per via dei controlli stringenti delle forze dell'ordine per le misure anticontagio. Mercato che si è riattivato negli ultimi giorni sia con l'aumento delle richieste dei tossicodipendenti sia dei pusher per l'arrivo di grosse partite di droga. I carabinieri hanno seguito una macchina con due individui che avevano appena finito di parlare animatamente a Chieti con un noto assuntore di stupefacente. I due sono arrivati a Montesilvano e sono entrati in una palazzina. In poco tempo i carabinieri hanno intuito che quella era una vera e propria centrale di distribuzione di eroina pronta per lo smercio al dettaglio e con l'aiuto del cane antidroga Aaron hanno fatto irruzione nello stabile dove hanno trovato subito una pressa idraulica. Subito dopo gli agenti hanno scovato all'interno di un armadio della camera da letto due sacchi contenenti 25 kg di eroina, 5 kg della stessa sostanza già tagliati e pronti per la vendita al dettaglio. Altri tre panetti della stessa sostanza, del peso complessivo di 2 kg, erano nascosti in una intercapedine presente sotto il tavolo da pranzo. Trovata anche una notevole quantità di sostanza da taglio, i due albanesi, rinchiusi nel carcere di Pescara, sono accusati di traffico internazionale ed illecita detenzione di stupefacenti. La droga sequestrata, se immessa sul mercato, avrebbe fruttato all'organizzazione criminale circa 2 milioni di euro, anche in relazione alla circostanza che, a seguito della quarantena, la richiesta è aumentata e quindi il prezzo della sostanza stupefacente è lievitato. Trasporti di Tua nel caos. La denuncia arriva dal consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari, che ha tracciato un quadro particolarmente critico sull'area Pescara-Montesilvano e del Pescarese. Consigliere Pettinari, terminata la prima fase dell'emergenza, tornano i viaggiatori sugli autobus urbani ed extraurbani della Tua. Lei però denuncia dei problemi, dei disservizi, in particolare a Pescara e nel Pescarese. In periodo d'emergenza sono state sospese il 70% delle corse, tutti quanti noi sappiamo questo. A parità di contribuzione regionale, significa che la regione ha pagato sempre la stessa cifra alla Tua. Oggi purtroppo tante di queste corse non sono state ripristinate, quindi c'è ancora una sospensione in atto e centinaia di cittadini mi chiamano e mi hanno denunciato e segnalato che loro rimangono, più volte sono rimasti a piedi, non riescono a prendere il pullman perché ci sono nuove poche corse e perché voi sapete che per regolamento è contingentato anche l'ingresso all'interno del pullman. Quindi primo problema, ripristinare immediatamente tutte le corse perché i cittadini sono tornati al lavoro, autisti, dipendenti, sono costretti a fare l'autista, il sanificatore e il monitoraggio dei dipendenti. Devono sanificarsi il loro posto guida e loro non sono stati assunti per sanificare, non hanno neanche le competenze. Questo è veramente vergognoso, quindi mettere a disposizione personale amministrativo, che ne abbiamo personale in esubero, all'interno dei mezzi per verificare, controllare, monitorare e sgravare gli autisti di questo grande compito. Ci continuano a dire un'altra cosa pazzesca, che in questo periodo di sospensione avrei immaginato almeno che si sarebbero fatte manutenzioni, riparazioni, perché voi sapete, si continua ancora a uscire con mezzi con spie rosse accese, mezzi che si guastano e si sfasciano frequentemente. E qui io mi arrabbio perché hai avuto la stessa contribuzione, hai avuto i mezzi fermi per il 70% e non si è fatta quella manutenzione, mancano ancora alcuni dispositivi di protezione individuale. Meno corse vengono effettuate, meno pullman circolano, più si traduce in più persone alle fermate. Quindi avere più persone fermate significa il primo pullman che passa, ovviamente le persone, l'utenza vuole salire. Lì in quel momento scatta anche una questione di numeri e noi autisti, secondo l'azienda, saremo costretti a contare le persone che salgono, se indossano la mascherina, se usano i guanti, se adottano le distanze di sicurezza, e questo per noi è praticamente impossibile a ottemperare a questo dovere. In più l'azienda ci ha, diciamo, con una circolare
circolare interna ha accreditato anche il dovere di sanificarci il posto di lavoro. Ci ha dotati di uno spruzzino, questo spruzzino va spruzzato dappertutto, volante, vetri, per sanificare. In più ha 15 minuti di posa. Questi 15 minuti per noi significa arrivare al lavoro almeno una mezz'oretta prima, per poter essere sicuri almeno per quanto riguarda il posto di lavoro. A Pescara l'assessore Adelchi Sulpizio in conferenza stampa ha illustrato il programma di interventi straordinari che verranno eseguiti sulle strade del capoluogo adriatico per un importo di oltre 500.000 euro. Assessore Sulpizio, lavori per le vie di Pescara, un impegno anche finanziario importante per l'amministrazione comunale. Sì, diciamo che oggi abbiamo voluto fare questa conferenza stampa anche per far capire che in questi mesi il Comune Pescara non è stato chiuso, il Comune di Pescara è stato aperto. Noi abbiamo sempre garantito in questo caso come servizio manutenzione attività di manutentiva importanti, intervenendo prontamente in tutte quelle situazioni di necessità, e soprattutto anche dalla parte amministrativa sono state espletate tutte le varie attività per arrivare oggi, che siamo diciamo anche una fase di apertura, per dire siamo pronti per iniziare con i lavori di manutenzione delle arterie cittadine. È un conto fare manutenzione stradale con la città piena e un conto fare manutenzione con una città come è ancora oggi, che anche diciamo fra virgolette con poche macchine in giro. Oggi quindi annunciamo queste iniziative, sono risorse come dicevate voi importanti, siamo nell'orbita di 500.000 euro che prevederanno diverse fasi, sia degli interventi sulla città di Pescara con cui andremo a coprire tutte queste buche che non ci siamo i primi a rendercene conto che non sono più tollerabili, quindi provvedendo anche al ripristino di queste buche, con risorse anche a 120.000 euro per la segnaletica stradale che assume anche un ruolo fondamentale in tema di sicurezza. Quando partiranno i lavori? I lavori già dalla prossima settimana, alcuni già sono partiti, avrete visto che la scorsa settimana abbiamo sistemato anche su via Enzo Ferrari per quell'imbuto che generava tanto traffico, che i cittadini ci avevano richiesto a tanta alta voce, l'abbiamo già anticipato quei lavori proprio in un momento in cui Pescara era abbastanza vuota proprio per cagionare meno disturbi. Già dalla prossima settimana già inizieranno i primi lavori, quindi avremo le prime squadre che lavoreranno. Prima di chiudere purtroppo una brutta notizia, lutto in casa Pineto Calcio, si è spento infatti all'età di 84 anni il presidente onorario Renato Brocco. I funerali si svolgeranno domani alle 10 nella chiesa di Sant'Agnese a Pineto nelle forme previste dall'ultimo DPCM. Renato Brocco per anni è stato anche presidente in carica del Pineto, centrando risultati sportivi importanti nella storia della società. In queste ultime stagioni da presidente onorario è rimasto sempre vicinissimo alla squadra. Oltre alle innumerevoli pagine calcistiche e non, al tuo esempio, datoci in ogni circostanza, si legge sul sito del Pineto Calcio, ci mancherà ancora di più la tua presenza costante, la tua grandissima passione per i colori bianco-azzurri che da sempre ti ha contraddistinto. Ovviamente alla famiglia del presidente onorario Renato Brocco le più sincere condoglianze da parte di tutta la redazione di TV6. E con questa notizia chiudiamo la prima edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo che i contributi che avete visto sono già disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it. Prossimo aggiornamento con la nostra informazione alle ore 19. Per il momento grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata.